Avere un pollaio è molto più che produrre uova. È un'opportunità per entrare in contatto con la natura, prendersi cura degli animali e gustare alimenti sani e genuini. Allevare le galline in modo naturale, nel proprio giardino, significa offrire loro una vita più dignitosa rispetto all'allevamento industriale. Le galline potranno razzolare liberamente, beccare l'erba e prendere il sole, contribuendo al loro benessere fisico e mentale. Oggi vedremo come pulire il pollaio. Consiglio di effettuare questa operazione almeno due volte all'anno, ovvero in primavera e a fine estate. La pulizia del pollaio è fondamentale per garantire la salute delle tue galline e la qualità delle uova. Un ambiente pulito previene la proliferazione di batteri, parassiti e malattie, contribuendo al benessere generale del tuo piccolo allevamento. Prima di iniziare, come al solito, chiedo un like così da capire se vi piacciono questi contenuti, così da farne altri. Grazie mille e buona visione! Si inizia all'alba. Prendetevi tutto il tempo necessario. Una volta pulito il pollaio, possiamo disinfettarlo utilizzando diversi prodotti. In questo caso, io utilizzo due prodotti. Il primo è la calce idrata, che può essere utilizzata sia per ambienti interni che esterni. Questo trattamento è disinfettante e sanificante. I parassiti come acari, pidocchi, ragni e pulci rendono la vita difficile alle galline. Per questo motivo non trascurare la pulizia. Poi, come secondo prodotto, utilizzo la terra di diatomea. Questo prodotto diluito in acqua e nebulizzato sulle superfici del pollaio elimina il famoso acaro rosso, le pulci e anche le formiche. Se sei interessato ai prodotti utilizzati, troverai i link nel primo commento o nella descrizione. Ricordiamo che la prevenzione è sempre la migliore cura. Mantenendo il pollaio pulito e igienizzato, ridurrai notevolmente il rischio di malattie e potrai goderti le tue galline e le loro uova in tutta tranquillità. Seguimi se ancora non l'hai fatto e al prossimo video. Grazie mille!